Oggi è una giornata importante, celebriamo la prima edizione del Premio Internazionale Alfredo Salerno, il premio dedicato ad un grande sindaco di un piccolo paese che però ha fatto grande il paese rendendolo appunto internazionale in tantissimi modi. Io oggi ci tengo in particolar modo a ringraziare la giuria che nelle ultime 2 settimane si è data molto da fare per individuare dei talenti abruzzesi. Quest'anno infatti la giuria si è concentrata nella premiazione, diciamo così, di abruzzesi che hanno esportato nel mondo l'arte e la cultura. Per cui voglio ringraziare il maestro Angelo Valori, Federico Verrotta e Walter Nanni che hanno avuto il duro compito di scegliere qualche premiato tra i numerosissimi artisti abruzzesi che vanno in giro per l'Italia e per il mondo. Oggi è una bella giornata, siamo molto felici. Oggi Fallo torna ad essere il centro del mondo, se possiamo dire, ed è una grande opportunità per il paese di Fallo. Alla base del nostro progetto di giuria c'è quello di premiare coloro che hanno dei meriti partendo proprio dalla nostra terra. Quando le radici diventano possibilità per esprimere la propria arte e questa arte diventa popolare a tal punto meritevole di un premio, allora lì c'è la fusione del tutto, e credo che sia fondamentale valorizzare i grandi interpreti artistici e non solo della nostra terra. Beh, per la sezione radio TV abbiamo premiato ad esempio Paola De Simone, per la fotografia Roberto Furlone. Benissimo. Per la musica invece abbiamo premiato Maurizio Fabrizio, che ha creato delle melodie indimenticabili, cito per tutte Almeno tu nell'universo, I migliori anni della nostra vita, quindi un rappresentante dell'Abruzzo Massimilielli, così come Carmela Remigio, grandissima cantante lirica che ha svolto l'attività in tutti i più importanti teatri, e Enrico Melozzi, quindi uno sguardo anche a una generazione più giovane. Enrico si sta mettendo in luce davvero ad ottimi livelli. Un premio alla memoria di Barbara Paolone, che è recentemente scomparsa e la cui scomparsa ha emozionato tutto il nostro mondo dello spettacolo.